su fatti che il popolo italiano ha il diritto di conoscere, soprattutto dopo 100 anni. Per questo vorrei cogliere l'occasione per sollecitare il Governo e la Presidente della Camera a calendarizzare al più presto la proposta di legge del nostro collega in Commissione Difesa, Paolo Bolognesi, che verte proprio a rimuovere la segretezza degli archivi. Quindi, a distanza di 100 anni dalla partecipazione dell'Italia alla Prima Guerra Mondiale, riteniamo infine che siano ormai maturi i tempi per restituire la dovuta dignità, onore e riabilitazione ai tanti nostri soldati che hanno donato la vita durante il conflitto, affinché le future generazioni possano, da tali sacrifici umani, trarre insegnamento e costruire una società fondata sulla pace tra i popoli, affinché il mai più ad una guerra rimanga come un fatto distintivo e di scusatemi, indelebile nella coscienza di tutti noi. Grazie. Grazie onorevole Basilio. È scritto a parlare il deputato Rocco Buttiglione. Prego, ne ha facoltà. Signora Presidente, onorevoli colleghi, molte cose sono state dette. Io cercherò di contenere i tempi del mio intervento perché siamo tutti stanchi. Un'osservazione. La questione più controversa mi sembra sia quella della autonoma valutazione del Tribunale Militare di Sorveglianza. Se leggiamo la storiografia, vediamo come ci siano molte tipologie differenti, tipologie le quali sono riconducibili alla viltà di fronte al nemico che mette in pericolo la sicurezza dei propri compagni. Questa è una tipologia la quale in tutti gli eserciti del mondo porta alla condanna e porta alla pena di morte, spesso per iniziativa degli stessi compagni che si sentono abbandonati e traditi. Ma questa è una tipologia relativamente rara negli atti che noi abbiamo davanti a noi. Abbiamo molte tipologie, le quali sono tipologie di indiscriminata violenza, le decimazioni. Uomini sorteggiati a caso e fucilati perché? Più colpevoli dei colleghi? Colpevoli come i colleghi? Qual è la ratio, la ragione? Ma ancora, soldati uccisi, spesso anche senza processo, per una parola, per aver rifiutato collettivamente di andare ad un assalto che si sapeva già dal principio essere disperato. Se noi insistiamo nel fare delle differenze, allora forse dovremmo indicare al capo 4 dell'articolo 1, con una formula da approfondire, comportamenti tali da mettere in pericolo la sicurezza e la vita dei colleghi, più che semplicemente il trasferimento di informazioni. Ma mi domando se questo sia opportuno, se la formula del perdono, scelta da altri paesi non sia forse migliore o se non dobbiamo trasferirla al nostro interno, estendendo questa riabilitazione a tutti, perché vedete, la Prima Guerra Mondiale è il proton pseudos, il primo crimine da cui deriva la tragedia dell'Europa e dell'Occidente. Lo ha detto molto bene Benedetto Croce, che allora per la verità era dall'altra parte, era quasi fascista. Credo che sia nella prefazione del 1916 al suo libro sul materialismo storico, quando dice che questa guerra, la guerra che allora era in corso, è la guerra del materialismo storico, è la guerra nella quale si consuma una concezione trascendente della vita, in cui gli uomini imparano che la vita dell'uomo non ha un valore dato da Dio, la vita dell'uomo ha il valore che le diamo noi. E noi diamo valore alla vita dell'amico e non a quella del nemico. È la guerra della volontà di potenza. E 19 secoli di cristianesimo sono stati in qualche modo annullati. 19 secoli di una predicazione volta a instillare l'odio del sangue è stata annullata. Non è una guerra come le altre, come quella del Risorgimento. Nella guerra del Risorgimento muore qualche migliaio di persone e si mobilitano qualche centinaio di migliaia di soldati al massimo. Qui è un'intera popolazione, tutti i maschi giovani, tutti i maschi abili a portare le armi, vengono portati al fronte e gli si insegna a morire e ad uccidere. E questo avrà delle conseguenze dirompenti,
Anche la rivoluzione bolscevica è impensabile senza questa enorme violenza, non solo in Italia, anche in tanti altri paesi, in tutti i paesi che hanno fatto la guerra. In fondo cosa dirà Lenin? Se bisogna fare la guerra, tanto vale che facciamo la guerra degli oppressi contro gli oppressori invece di fare la guerra degli oppressori di una nazione contro, degli oppressi di una nazione contro gli oppressi di un'altra nazione, ambedue al servizio degli oppressori della propria nazione. Era una visione semplificata, era una visione sbagliata, ma non mancava di un minimo di ragionevolezza. Da questo punto di vista io non so, penso che dovremmo tutti riflettere un attimo quale sia la formula più adeguata, perché anche chi era colpevole, tuttavia oggi, a distanza di tanto tempo, merita conciliazione, forse, mi permetto di avanzare questa ipotesi, merita conciliazione e perdono, senza venir meno alle regole dell'onore militare, ma qui non è in questione dell'onore militare, il problema non è di rendere l'onore militare. In molti casi questo onore militare era stato perduto per comportamenti incompatibili con l'onore militare, non in tutti, ma in alcuni sì. Il problema è di restituire la dignità umana, che è più importante dell'onore militare, a persone le quali sono state sbattute in una situazione che non potevano capire e che, anche a capirla, poteva risultare ugualmente criminosa, travolti in un processo in cui sono stati considerati non come soggetti, ma come oggetti della storia. In cui in qualche modo si è tentato di mostrare che ciò che è umano nell'uomo non è ciò che è più profondo, ma ciò che è più superficiale, e che basta mettere addosso a un uomo una divisa, basta inquadrarlo, basta minacciarlo, basta intimorirlo, perché quest'uomo sia capace di fare qualunque cosa. Certo, non ci furono gli orrori sistematici verso i civili che verranno con la Seconda Guerra Mondiale, ma in nuce c'è già. Tutto è subordinato all'idea della potenza della nazione, anche la scienza. Mai la scienza era stata impiegata in tale massiccia misura per produrre armi e per distruggere vite umane. Anche l'onore, anche la verità, la propaganda più falsa, più vergognosa, volta a trasformare il nemico in un non essere umano. E allora forse è il caso oggi di riflettere con un sentimento di pietà umana e di umana comprensione anche su quelli che non possono pretendere l'onore di militare, ma certamente hanno diritto al riconoscimento della dignità umana, confrontando le loro colpe con le colpe di quelli che li hanno mandati a morire, con le colpe di una classe dirigente. E lasciatemi dire un'ultima cosa. Anche su quella classe dirigente, erano così più cattivi di noi? Siamo tanto moralmente migliori di loro? No. Non lo credo proprio. Confrontandomi con la generazione dei miei genitori, quelli che hanno fatto la Seconda Guerra Mondiale, erano peggiori di noi? No. Vivevano in un mondo nel quale erano convinti che per salvare il nostro diritto alla vita dovevano occupare le terre di altri popoli, dovevano assoggettare altri popoli, perché era un mondo in cui ogni nazione pensava di dover occupare le terre da cui venivano le materie prime per la sua industria e le terre di sbocco dei prodotti della sua industria. L'Europa ci ha salvati da questo. L'Europa, il principio ognuno produca, compri le materie prime dove vuole, le trasformi col suo lavoro, le esporti dove vuole. E siamo cresciuti tutti, e siamo cresciuti insieme. E la competizione militare è diventata competizione economica. Invece di vedere chi faceva le corazzate migliori, abbiamo visto chi faceva le automobili migliori, le lavastoviglie migliori, offriva beni e servizi migliori. E così siamo cresciuti. E noi che eravamo i più poveri, più degli altri. De Gasperi, che ha introdotto il cammino di questa pace, un uomo la cui grandezza noi non valutiamo ancora a sufficienza, perché non capiamo che la pace non è naturale, naturale è la guerra. La pace è il risultato di coraggio, di sforzo, di intelligenza. La pace è qualcosa di fragile. Sento spesso parlare oggi di questa Europa, che facciamo con questa Europa, usciamo dall'Europa. Datemi di nuovo un mondo diviso in blocchi commerciali chiusi, e nell'arco di 50 anni la guerra torna possibile in Europa. Allora, ricordando quello che è accaduto, onorando la sofferenza di tutti, credo che stiamo prendendo una giusta iniziativa, vediamo di calibrarla nel modo migliore, perché essa sia davvero un segnale di riconciliazione per tutti. Grazie, onorevole Buttiglione. È iscritta a parlare la deputata Duranti, prego, ne ha facoltà. Grazie, signora Presidente. Io vorrei cominciare con
Alcuni ringraziamenti. Intanto il collega, ringrazio il relatore, il collega Zanin, per il lavoro importante che ha fatto nella Commissione Difesa, e ringrazio i colleghi Scanu e Basilio, i primi firmatari di queste due proposte di legge abbinate, che oggi ci consentono, dopo un lavoro importante che abbiamo fatto nella Commissione Difesa, un lavoro di grande condivisione, ci consentono appunto di essere qui a discutere di una legge che davvero penso che sia una legge importante per il nostro Paese, per la storia del nostro Paese. E poi voglio esprimere anche soddisfazione perché tutti i gruppi parlamentari oggi, insieme alla Presidente Boldrini, hanno deciso di calendarizzare, così come avevamo auspicato in Commissione Difesa, di calendarizzare e quindi arrivare all'approvazione di questa legge entro il 24 maggio. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Lo abbiamo fatto appunto nell'anno del centenario della Prima Guerra Mondiale, un momento in cui abbiamo riflettuto sul dovere morale, sul dovere storico che abbiamo come rappresentanti della Repubblica Italiana. Abbiamo il dovere morale e storico di ricordare quello che è accaduto durante il primo conflitto mondiale, durante la più grande